Tipo 1. Modello di collocazione dei mobili da pranzo indipendenti. Questo schema di posizionamento è il più ideale. È generalmente comune nelle sale da pranzo tradizionali, ma naturalmente si trova anche nelle sale da pranzo moderne. Eccetto che le sale da pranzo moderne sono generalmente di dimensioni più piccole. Quindi quando le posizionate, lasciate abbastanza spazio tra i mobili e gli arredi per permettere ai membri della famiglia di muoversi. Di solito questo layout è più focalizzato sul pulito, fresco, tranquillo e confortevole. E principalmente utilizzato per i mobili è il tavolo e sedie e wine cooler, eccetera. L'illuminazione è concentrata sopra il tavolo. Più morbido, elegante colore della luce. Le pareti possono essere appese secondo lo stile del ristorante con alcuni dipinti decorativi corrispondenti. Il tavolo da pranzo, che sia quadrato o rotondo, è posto al centro. Se il ristorante è lungo, si può quindi mettere un tavolo lungo contro il muro o la posizione della finestra, e con alcune sedie, in modo che lo spazio del ristorante sembri più spazioso. Tipo 2. Un modello di disposizione dei mobili in cui la cucina e la sala da pranzo sono combinate. La caratteristica più importante di questo layout è che è molto comodo e pratico. E lo spazio è fondamentalmente utilizzato in modo efficiente. Gli apparecchi di illuminazione sono sopra il tavolo da pranzo. E gli altri mobili sono collocati secondo il principio della semplicità. Semplice e conveniente, tuttavia. Una cosa da notare è che è meglio mettere un divisorio tra la cucina e la sala da pranzo per evitare la diffusione dei fumi della cucina, che influenzerà il pasto. Tipo 3. Uno schema di disposizione dei mobili in cui il soggiorno è adiacente alla sala da pranzo. La disposizione del soggiorno e della sala da pranzo adiacenti è molto comoda per coloro che amano portare i loro pasti in soggiorno per consumarli. Non solo accorcia la distanza del percorso del pranzo, ma evita anche che il cibo si raffreddi e sporchi il pavimento. Ma questo modello, dovremmo prestare attenzione alla partizione tra il soggiorno e la sala da pranzo per fare un trattamento flessibile. Come ad esempio è possibile utilizzare schermi, reticolo, piante verdi, eccetera. E lo stile della sala da pranzo e soggiorno dovrebbe essere armonioso, per non ostacolare lo spazio foyer. Dopo aver visto i tre modelli di collocamento dei mobili della sala da pranzo di qui sopra, credo che tu abbia già qualche conoscenza del collocamento dei mobili della sala da pranzo. E spero che ti aiuterà a creare un ambiente da pranzo caldo e confortevole per te e la tua famiglia.